Il Movimento 5 Stelle scalda i motori in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. Il programma è ancora in fase di scrittura partecipata, sottolineano, ma il candidato Valeria Ciarambino, insieme a tutti i candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale, ha presentato alla stampa un'anticipazione di quello che sarà il progetto per la Campania. Ascoltiamo. Punteremo sui servizi essenziali che per noi sono imprescindibili e fanno parte del bene comune che va garantito ai cittadini. Parleremo di crescita, oltre che di lavoro. È da anni che non si parla più di crescita in questa terra. E abbiamo una visione per questa terra, che è una visione di bellezza. Noi dobbiamo tornare a vivere di bellezza valorizzando quelle che sono le specificità. Viale Trivelle abbiamo un oro nero straordinario che sono le nostre eccellenze agroalimentari, le nostre coste, il nostro mare, il turismo. Punteremo su questo e ve lo racconteremo. A tenere banco, vista la presenza del presidente della commissione di vigilanza RAI, Roberto Fico, anche le questioni riguardanti l'azienda, con particolare riferimento alla decisione di quotare in borsa una parte di Rai Way. Ascoltiamo. Siamo pronti al dialogo sui temi concreti e temi specifici. Sul Jobs Act loro non hanno voluto dialogare, sono andati avanti, hanno fatto un decreto. In questo momento non sembra che sia in vista un decreto per la RAI e quindi col disegno di legge noi possiamo nelle commissioni competenti discutere e dialogare come facciamo da 2 anni su tutto. Se gli obiettivi però sono chiari, ovvero governo e partiti fuori dall'azienda del servizio pubblico e la restituiamo definitivamente ai cittadini, che sono i veri azionisti perché loro pagano il canone e quindi finanziano la RAI. C'è uno scandalo molto importante, ovvero noi non possiamo vendere senza nessun tipo di strategia un asset strategico come quello di Rai Way. Era fino a poco tempo fa nelle mani pubbliche, doveva restare tale. Il fatto che il governo ha deciso di mettere in borsa una parte di Rai Way significa aver dato il via libera anche a qualsiasi società concorrente e una di queste sicuramente era Mediaset tramite i Towers.